Bentornati, bentornati su RetroPlay. Questa volta giochiamo a William Shatner's Tech War. Cos'è Tech War? È un gioco che uscì nel 1995 su CD-ROM dalla Capstone ed era basato su una serie di romanzi scritti da William Shatner, che era praticamente il capitano Kirk di Star Trek, se ricordate, no? Un attore famoso che aveva fatto anche un telefilm molto famoso, poliziesco, che si intitolava T.J. Hooker, e lui faceva tipo il poliziotto in quel telefilm là degli anni 80. Cosa succede? William Shatner, in questa serie di romanzi, ha voluto un po' unire le due cose, cioè la fantascienza e il poliziesco. Infatti, Tech War è una serie di romanzi molto cyberpunk che si svolgono in un futuro prossimo, dove c'è una guerra per una droga del futuro che si chiama il Tech, scritto C, T e K, esattamente come il materiale. Vabbè, sì, ok. E praticamente Tech War sarebbero le guerre che si fanno delle varie bande per questo, diciamo, questa droga, ok, per smerciare questa droga, eccetera, eccetera. Ma il gioco ebbe piuttosto risonanza, una certa risonanza, proprio per questi motivi. La Capstone non era una grande software house, ma all'epoca aveva fatto un paio di giochi molto interessanti, tra cui i due Witch Heaven, di cui ho girato una puntata su Witch Heaven, ma non l'ho portata, la porterò più avanti quando parleremo più di giochi un po' più fantasy, perché adesso siamo ancora nell'anno cyberpunk che sta per finire. Però ok, molti giochi cyberpunk purtroppo non ho fatto tempo a parlarne, mannaggia, però ne parleremo piano piano in futuro di altri giochi che non ho parlato, anche perché mi sono concentrato più che altro sui giochi ad 8-bit. E infatti uno dei giochi più importanti cyberpunk di cui non ho parlato è coso, System Shock, e il suo sequel System Shock 2, e anche quello dopo, Deus Ex. Però System Shock è uscito l'anno prima di questo Tech War, e infatti Tech War prendeva qualcosa anche da lì. Però in realtà Tech War somiglia di più a una specie di Ultima Underworld, mischiato a un Duke Nukem, se vogliamo. Allora, questo qui è la pagina pubblicitaria, che è enorme, lo scan, e vediamo un po'. E il gioco, però, per essere un gioco del 95, era molto avanzato a livello tecnologico, tanto che c'erano i personaggi digitalizzati e un sacco di altre figate. Ma sta cosa adesso la andiamo a vedere direttamente, perché apriamo il DOS, eccolo qua, siamo nella nostra finestrella DOS, andiamo a digitare la directory. No, non si vede bene l'eseguibile, quindi devo fare dir slash w, w, e vediamo un po' se troviamo l'eseguibile. Eccolo qua, techwar.exe, quindi basta che schiamo techwar per partire. Andiamo a giocare, vai! Vediamo un po' se parte, eccolo qua, è partito il gioco, senti anche la musica. Ci sono 7 missioni nel gioco. Ok? E ci sono sette tipo drug lords, cioè signori della droga, che dobbiamo sconfiggere. Noi siamo un poliziotto, ok? Ah, dimenticavo, è stato fatto anche un film per la televisione su Tech War, ma faceva cagare. È stato fatto anche un telefilm di 2 stagioni, ma anche quello faceva cagare, giustamente. Anche perché, diciamo, il materiale di partenza non è che era tutto sto capolavoro, perché William Shatner come attore andava bene, anche se era un po' gigione, però come scrittore di fantascienza non è che era stato granché. E infatti i suoi romanzi li scriveva un ghostwriter, lui semplicemente dava le idee. Ok, allora vediamo un po'. 7 missioni, andiamo a fare la missione 1. Andiamo. Ok. Allora siamo nella missione 1 e siamo sotto la metro. Siamo sotto la metro, raga, arriva dalla metro. Questa cosa della metro che arriva, diciamo che nei videogiochi non è che si vedeva spesso. Ecco, è andata via la metro. Stata cosa della metro che arriva, si è vista tipo in Blood 2, in qualche mod di Duke Nukem. Però era raro, soprattutto nel 95, vedere una cosa del genere. Posso aprire qua? Qua è tipo dovrebbero vendere i biglietti, ma in realtà dentro c'erano le munizioni. Allora, io non so assolutamente come si gioca. Questi sono i cessi. Mi scusi, è occupato? Vedo dei piedi qua sotto. È occupato il cesso? Scusi, eh. Posso entrare nella tazza? Ah, se premo C mi abbasso. E qua sotto vedo i piedi di una signora che sta però in piedi sull'urinatoio, quindi mi sa che la signora c'ha la sorpresa. E questo è lo specchio, quindi questo sono io. Questo
questo è il protagonista. No, ho sparato allo specchio, ho sfornato lo specchio. Allora, c'era un tasto per rimettere la pistola dentro, come si faceva? Vedete, c'è un sacco di gadget, c'è tipo la telecamera, c'è lo specchietto retrovisore virtuale. Aspetta, vediamo un attimo i tasti. Su options. Sensibilità del mouse, che poi non lo stiamo usando, perché giocare col mouse è un casino sto gioco. E basta, non mi fare risistema i tasti. Ecco, ma la gente mi ha visto con la pistola, giustamente si spaventa. Guarda questa come si spaventa la signora che mi ha visto che ha la pistola a mano. Ok, mo si spaventano tutti, per il poliziotto mi va a sparare. Ma te sparo prima io. Guarda che io sono William Shatner, non sono un frescone, eh. Allora, questa è la cabina di pilotaggio del treno. Ho preso la metro e scendo all'altra fermata. Quindi non siamo scesi alla fermata quella che il gioco ci diceva. Vedi, c'è sta uno che mi sta di lascia la tua arma adesso, drop your weapon now. Ma io non so come si fa, perché non so i tasti di sto gioco, raga. Vabbè, andiamo a vedere qua. C'è tipo metal detector. Ok, e siamo entrati in un'altra mappa. E qua, questa è tipo una città del futuro. Là c'è scritto, non riesco a leggere che cacchio c'è scritto. Dunque è una pubblicità. Posso guardare in alto? Ah, ecco, così posso guardare in alto. Fermi tutti. Non si riesce a leggere che cacchio c'è scritto. Drinks, c'è scritto. Come faccio a ritornare? Ok, devo riabbassare la visuale. Anche la colonna sonora è molto cyberpunk, se ci fate caso. Chi è? Qualcuno mi sta a sparare? Oh, portacci vostra. C'è uno che mi ha sparato. No, sto guardando troppo in basso. Devo rialzare lo sguardo. No, mi ha investito. Il camion mi ha investito. Mi ha fatto. Ok, ricominciamo da qua. Ho perso una vita, mi sa, eh. C'è uno che mi sta sparata dietro a sto camion. Mortacci sua. Vediamo qua dentro che c'è. Questo è tipo il centro commerciale. C'è stato un altro che mi ha sparato. Era un ologramma, c'è scritto. Abbiamo ammazzato uno. Allora, devo chiedere. Ah, serve una carta per entrare. Serve. Ma chi è che mi sta sparando? L'ho ammazzata questa. Serve una carta tipo. Carta magnetica. Qua c'è tipo un altro. Un altro palazzo, vediamo dove porta. Questo sembra un museo dell'aviazione. Oh, ma tutte le guardie mi hanno sparato, ma li mortacci vostra. Spacchiamo sto vetro. Niente, non si può spaccare il vetro. Ma chi è sto coso? Allora, ho sentito che si spaccava un vetro. Sto vetro si è spaccato, ma non l'ho rotto io. Qua c'è tipo una fontana. A questo gli menamo. È un soldato? Ok, sto sfondando. Qua che c'è qua dentro? Che è un hotel, che è sto posto? Il fatto è che non so il tasto per rimettere la pistola in fondina. Lo sto cercando, eh. Sto cercando il tasto per rimettere. Un po'. Qua non si apre. Ci deve essere un tasto per rimettere la pistola in fondina, no? AS. Allora, per saltare si preme la X. Ok. Ma chi è che mi sta sparando? Che c'è qua dentro? Qua c'è un tizio che si abbassa, c'è un secchione dalla monnezza. Ma come faccio a buttare giù a togliere la pistola? Mannaggia la. Forse con i tasti 1, col tasto 0? No. Chi è che mi sta a sparare? C'è sta quello dietro l'autobus che mi sta sempre a sparare, lì mortacci su. Mo lo gonfio, mi ha stufato questo, eh. Ha fame. Un paio di colpi gli ho dati, eh. Ha disgraziato, devi morire. Guarda se a piedi io vado più veloce dell'autobus, fateci caso. Ho ammazzato un innocente.
C'è uno che mi ha detto qualcosa. Ah, qua c'è il centro commerciale, mi sa. Ho fatto esplodere una. Ho fatto esplodere una donna. Che cazzo ho fatto? Attenzione all'autobus. Chi è che mi sta a sparare? Guarda se fa morire questo. Deve morire in fame. Allora, questo qui in pratica, come vedete, le mappe sono un po' limitate perché giustamente ai tempi i limiti tecnici erano parecchi. Ma questo è un ologramma. Ma perché mi spari se sei un ologramma? Ma li mortacci tuoi. Ma questo è tipo la banca. Guarda, questa non si apre. Aspetta. Serve un codice per aprire qua. Asigno. Ma io ti sparo pure a te, asigno. Ho sparato alla signora, perfetto. Non posso cambiare armi perché al momento non ho altre armi. Quindi andiamo bene. Qua c'è il secchione della monnezza. Senti, ritorniamo sotto la metro, che è meglio. Oh, oh! Fammi tornare sotto la metro. No, non lascio niente. Allora, ritorniamo sotto la metro. Siamo sotto la metro. Ok, devo prendere la metro, se passa. It to trust no one, non fidarti di nessuno. Arriviamo alla metro. Apri di sesamo. Ok, qua c'è il barbone che ci chiede. Lavorerò per avere del tech invece di per avere cibo. C'è scritto per avere del tech. Qua c'è un carabiniere qua. C'è un carabiniere. E qua devo uscire da qua. E questa è un'altra stazione ancora diversa da quella di prima. Ok. Un'altra stazione ancora. Dove siamo qua? Vedete, il mondo è free roaming perché... Che è sto posto? Devo premere la X per saltare. Chi è questa, mo? È un mondo tipo free roaming, come vedete. Che luogo è questo? Non capisco. Si casca qua sotto. C'è tipo una scala che si scende. Ma che posto è? C'è un medikit, io me lo rubo. Ma chi è che sta sparando? Ma che luogo è questo? Police line do not cross. Che è successo? Ma che è? È tipo una base sotterranea. Ok, medikit. Ma questa mi spara? Ma li mortacci. Ok. E ho preso la keycard. Finalmente ho trovato una carta. Però finiti i proiettili. Sono una merda perché ho finito. Fammi cambiare arma. Premendo uno me l'ha tolta di me. Aspetta. Ho premuto. Ah, aspetta. Premendo due mi ha tolto l'arma. Ma perché prima non funzionava? Ma cacchio sto qua. Qua riusciamo, mi sa, eh. Andiamo fuori. Ok. È il teletrasporto, dove sto qua? Che è sul luogo? Questo è un cyber stronzo, era questo. Ma che cacchio c'hanno? C'hanno tipo una padella per i bisognini attaccata al petto. Ma che è sta roba? Ok. Allora, sto gioco giustamente ai tempi. Ma questo è un ologramma, non gli posso menare, è un ologramma, mi fa solo i bozzi. Stavo dicendo giustamente, questo qui è un gioco che all'epoca si beccò delle recensioni veramente infamanti. Ha ragione poi. Computer Commerce Center, che luogo è questo Commerce Center?
qua non entro perché sennò, sennò mi sparano. C'è il carabiniere. Allora, come faccio a togliere l'arma? Premendo 2 mi ha tolto l'arma, ok. Premendo il tasto 2, perfetto. Abbiamo capito come togliere l'arma. Adesso ce ne ritorniamo nella metro perché non mi piace sto posto. Andiamo a vedere un'altra. Poi, tra l'altro, io la prima ambientazione, quella dove si parte il gioco, in realtà non l'abbiamo vista perché ho preso subito la metro come un cretino. Quindi dovrei ricominciare il gioco da zero per vedere. Perché qua non so, vedete, qua stanno scritte le cose, le stazioni in realtà sono 7. Se io vado qui sui binari mi sa che moro. Infatti c'è scritto Danger High Voltage, vedete? Alto voltaggio. Intanto la metro non passa. Allora, famo così. No, aspetta, è passata la metro, fermi tutti. Volevo ricominciare il gioco e... ecco il carabiniere. Volevo ricominciare il gioco per vedere un'altra ambientazione. No, qua torniamo dove stavo prima, mi sa. Se siamo dove sto prima. Sì, qua già ci siamo stati. Mo mi sa che ricarico, ricominciamo la partita da capo, ragazzi, così vediamo un'altra ambientazione diversa. Se no stiamo sempre a vedere la stessa ambientazione. Sì, qua ci siamo stati, era la seconda. Vediamo se ci fanno tornare direttamente all'inizio, quindi devo prendere la metro che va a destra. Se la metro non va a destra, che dici? Trust no one, non fidarti. Oh, no, dov'è la metro? Dobbiamo andare verso... no, quindi ci fanno tornare indietro. No, non ci serve. Allora facciamo new game medium, ok, ricominciamo dall'inizio dove stiamo. Ci sta pure una scatola di ciambelle, guardate, donuts. Allora, andiamo, usciamo fuori, vediamo qua che c'è, che non ci siamo andati prima. E non mi fa uscire. Ma se era aperto non saprei più. Ma li mortacci vos. Perché prima si era aperto ma no? Mi state prendendo per il culo. Mi stanno prendendo per il culo. È ufficiale, raga. Aspetta, riproviamo. Facciamo un'altra volta new game. No, sono cascato. Ma sta metro dove va? Ecco, andava dove devo andare io, sulla destra. Che non ci siamo stati, però ok. Niente, qua non si apre, è chiuso. Io mi ricordo che ci si andava appena partiti col gioco. Chissà perché non mi ci va. Vabbè, proviamo a vedere quest'altra ambientazione. Questa necessi. Ok, ricominciamo. Prendiamo la metro appena arriva, eccola. Così andiamo a destra. E si dovrebbe aprire qua. Eccola. Ecco. Qua mi pare che non ci siamo stati, eh. Vediamo un po'. No, qua ci siamo stati, porca puttana. Sono un disastro sto gioco, non so capace, raga. Ma se andiamo ancora a destra, andiamo in un luogo nuovo, altrimenti se andiamo a sinistra, no. Qui noi siamo, qui... alla fermata... ecco, no, invece ci può far andare là. Ma non voglio andare di là. Aspetta, fammi una cosa. Ricominciamo. E andiamo avanti di due fermate, quindi, no, una. Aspettiamo due fermate. Così vediamo dove ci porta, no? Allora, dicevo, sto gioco giustamente all'epoca venne accolto male. E fu smerdato un po' da tutti. Ma un po' ha ragione, perché è fatto maluccio sto gioco, non è che è fatto bene. Fammi passare. Niente. Si è riaperto di qua, però qua non ci sono mai stato, mi sa, quindi... cioè, non mi ha fatto uscire a destra. Niente, sempre le solite due ambientazioni ci fa fare. Ci sono 7 fermate, ci manda sempre le stesse due. Io mi sto incazzando. Allora andiamo in questa... cos'è? Questo è un negozio del futuro in cui vendono tutto tramite dei terminali.
Ma ragazzi, io non lo volevo dire, ma questo in pratica, sto gioco qua, è un po'. È un po' come se fosse il Cyberpunk 2077, però fatto nel 1995. Quindi sostanzialmente, se secondo voi Cyberpunk 2077 fa cagare, per me no, però ok, sono gusti. Questo qui è 200.000 volte peggio. È un ologramma, ok. Questo è 200.000 volte peggio. E sto cavoli, posso saltare qua? E non mi fa andare. Era un ologramma. Qua che c'è? Questo è un albergo con la reception. Che è sto luogo? Non è un albergo. Ah, è tipo un teatro del futuro questo. Ammazza, è brutto. Qua sopra che c'è? Esco fuori dalla finestra. E niente, mi sono incastrato. Non riesco più ad andare avanti. Mi sono incastrato, raga. Vabbè, ragazzi, come vedete il gioco non era assolutamente un granché. Sì, c'era un inizio di free roaming. Un inizio di free roaming, la volontà di rappresentare una città cyberpunk del futuro. Anche discretamente riuscito, ma non troppo. Però, insomma, se lo paragoniamo anche a quello che c'era già solo l'anno precedente, che era System Shock, ok? Che era a livello, diciamo, ruolistico e di profondità di gioco molto superiore. Insomma, sto gioco ne esce veramente con le ossa rotte. Per questa volta è tutto, ragazzi. Questo era Tech War, altro gioco cyberpunk che vi ho voluto far vedere. Non certo il migliore, però anche questo è il videogioco. Per questa volta è tutto, ciao ragazzi, alla prossima!